Buongiorno, questa mattina avrei voluto dormire un po' di più e riposarmi dopo tutta questa stanchezza e faticaccia, ma mi sono svegliata relativamente presto, quindi ora colazione e poi programmo un po' la giornata. Eccomi qui. Dovevo andare a fare una passeggiata con la mia amica, ma mette pioggia, quindi abbiamo dovuto cambiare i nostri piani. Adesso pensavo di pulire la camera perché ecco, questa è una anche delle conseguenze della sessione. Mi sono confrontata con i miei, c'è una zanzara, non mi uccidere, con i miei compagni di corso che dicono sempre post esame bisogna sistemare la camera perché è un disastro. E niente, quindi adesso mi metto pulire camera. Poi, se trovo le forze e la voglia, volevo andare un po' in palestra e a fare la spesa. E anche se la spesa in realtà posso andare forse tra qualche giorno, riesco a resistere? Nì. Vediamo. E poi ho rimandato oggi pomeriggio, se tiene il tempo, la camminatina con la mia amica, così ci facciamo un po' di de-stress dalla giornata di ieri. E niente, quindi mettiamoci a pulire la camera. Allora, la situazione voce è sempre questa, ma speriamo e confidiamo nel fatto che quando Dani mi venga a trovare mi porti un giorno al mare e così io recupero tutto, tutta la salute persa. E questo ovviamente è un messaggio per Dani. Sapete, vero? E niente, detto questo, ho pulito tutta la camera, mi sembra finalmente di stare, tra l'altro tutta mezza svuotata, mi fa stranissimo. L'unica cosa è che devo aspettare a passare il mocio perché volevo andare a fare una spesina e quindi lo compro nuovo. E, che dire, quindi ho cambiato le lenzuola, ho pulito tutto, ho fatto partire una lavatrice, ho tirato su gli altri panni. Adesso ho guardato un attimino in freezer la situazione, insomma, per capire anche che cosa comprare e pensavo di guardarmi un episodio di Bridgerton perché in teoria dovrebbe essere uscita la seconda parte della nuova stagione. E almeno un episodio me lo devo guardare, o mezzo episodio, giusto per capire cosa sta succedendo. Poi pensavo di andare a fare la spesa, sì, tornare, svuotare la spesa, iniziare a preparare da mangiare, passare al volo il mocio in camera e finire di sistemare il letto con il piumone, insomma, copriletto, quello che è. E, cioè perché in realtà devo svelarvi che io sono ancora con una sorta di piumone un po' leggero, ma ogni tanto lo teniamo lì perché non si sa mai, e anche perché oggi è una giornata bella freddina. Detto questo, niente, poi oggi pomeriggio andrò a fare un giro con la mia amica e la palestra è già passata in secondo piano, poraccia, ma prima o poi riprendo, giuro. Devo un attimino pulire lo schermo del computer, ma ci siamo! Cari lettori, niente, ho cambiato i miei piani perché mi sono fatta prendere dalla stagione di Bridgerton e quindi vabbè, oggi sarà un continuo cambio piani, ma va bene così, tanto non ho niente da fare e quindi me la godo un po' così come viene. Allora, ho pensato di farmi qualcosa da mangiare e poi sul presto andare a fare la spesa, così poi sono a posto e posso godermi il pomeriggio. Tra l'altro, ho pensato di farmi avevo la melanzana, ho fatto metà melanzana, vorrei farla andare con un po' di sugo rosso e metterci anche la ricotta. Oppure la mozzarella. Ci starebbero bene entrambe, mi sa, adesso ci penso. Allora, mi è avanzata metà melanzana e metà salsa, quindi comunque il sugo lo rifarò magari domani a pranzo, per cui. Ah no, domani a pranzo non ci sono. Vabbè, insomma, un altro giorno. E quindi, siccome sono indecisa tra ricotta e mozzarella, farò un giorno con la ricotta e un giorno con la mozzarella. Oggi mi sa che vado di ricotta. Comunque pranzetto top. Con la ricotta approvato, vi farò sapere con mozzarella se sarà altrettanto buona. E niente, adesso
non ho proprio voglia di andare a fare la spesa, lo so che dovrei andare, però vabbè, intanto mi guardo Bridgerton e poi ci penso. Ho interrotto la mia visione di Bridgerton per andare a fare un giretto in centro con la mia amica e quindi let's go! C'è una giornata stupenda. Adesso sto passando dai miei amati giardini e mi incontro a metà strada con la mia amica e poi decidiamo se andare in centro, insomma, di fare due passi, non so dove, però che bello. Ma poi c'è l'idea di godermi i miei giardini così, senza pensieri, senza passare di fretta. Stupendo. Gelatino meritato, anche da Ele. E rieccomi qui di ritorno a casa dopo questa fantastica passeggiata che comunque ridendo e scherzando ho fatto 10.000 passi in giro per Padova. Poi siamo andati fino a Prato della Valle, c'era il mercato, perché oggi è patrono qui a Padova, e c'era anche tutta una zona tipo sorta di Luna Park con le bancarelle, i food truck, così molto carino. E niente, poi siamo passati al centro, abbiamo mangiato il gelato e adesso sono le 7, sto tornando a casa, ma si sta benissimo. E quindi bene così, è stato un bel pomeriggio. Ovviamente sta finendo la mia giornata di riposo. Domani ho tutto il giorno delle cose da fare per il tirocinio, sono un po' in ballo dal mattino. E niente, però dai, me la sono goduta, adesso torno a casa, mi guardo Bridgerton e ovviamente, ah no, devo passare su, salto supermercato perché alla fine non sono andata. Quindi devo passare un salto perché sennò stasera non ho neanche mezza la cena. E che non so cosa prendermi, magari prendo un'insalata. Boh, vediamo. Niente, al supermercato non mi ispirava niente, ho solo preso la carta igienica perché eravamo rimasti senza. Niente, siccome non avevo voglia però di cucinare per domani, ho pensato, io ho ancora le scorte di pasta al forno come aveva fatto Dani con la besciamella buona. E tra l'altro ne ho prese due perché almeno domani ho un bel piattone di pasta. Per cui mi sono messa quella da scongelare nella già schiscia, nella porta schiscia dentro in frigo. Così domani mattina magari do giusto una scaldata perché col fatto che c'è il santo oggi fanno ponte e quindi alcune strutture anche dell'università saranno chiuse. Quindi ho paura che poi domani non troverò un microonde per scaldarla. Quindi la scaldo un po' a casa, almeno non è proprio fredda da frigo. E quindi c'ho già il pasto pronto. Grazie Dani! Invece stasera, boh, perché se ho mangiato il gelato tardi non ho voglia, quindi magari prima mi faccio una bella doccia, poi Bridgerton e poi magari mi mangio. Mi è venuta un'altra idea di ricetta. Ieri ho mangiato il pesto, quindi pasta al pesto, aggiungo i pomodorini e la mozzarella. Secondo me è buona. Anche il farro fatto così, buonissimo. Allora, mi sono fatta una doccia. Oh mamma, che capelli! Niente, non è che ho tanta voglia di cena, quindi o mi faccio una mozzarella con dei pomodorini così, giusto per, o lo yogurt, o le uova, ma le uova non mi vanno. Non so se farmi lo yogurt con la pesca o la mozza. Sai che mi faccio la mozza perché ho paura di aver fame, se no. Ecco qua la mia cenetta. E niente, ho già finito la seconda parte dell'ultima stagione Bridgerton. Vabbè, niente, bella. E che dire? Niente, adesso mi finisco la mia tisanina e poi boh, cercherò un po' di annunci di case e andrò a dormire perché domani sarà una bella giornatina. Sono curiosa perché andrò a conoscere insomma il luogo e le persone con cui lavorerò a settembre col tirocinio. Non ho idea se, cioè, immagino che conosceremo già i bambini dell'infanzia, ma non ho idea se, cioè, non sono sicura. Quindi vabbè. E quindi niente, ci prepariamo per una nuova avventura, una nuova scuola e nuovi bambini, nuove cose. Quindi sarà anche molto divertente, molto emozionante. E niente, poi dopo andrò in università con la mia tutor e l'altra ragazza e analizzeremo un po' i dati che abbiamo raccolto durante questa prima parte di progetto di tirocinio. E questo è quanto. Dovrò poi trovare il tempo di andare a fare la spesa per forza perché oggi ho boicottato tutti i miei piani.
That's it. Quindi io vi saluto, vi ringrazio come sempre per essere stati con me anche oggi, vi invito a lasciare un like a questo video per supportarmi. Come sempre qua trovate i miei social e vi ricordo di iscrivervi al mio canale per non perdere gli altri contenuti. Noi come sempre, se vi va, ci vediamo domani. Ciao!